48 ore a Bucarest, anche se in realtà sono 45 perché siamo arrivati con 3 ore di ritardo. Ebbene sì, la nostra prima volta in questa città, abbiamo già visto qualcosina perché siamo arrivati effettivamente ieri, vi raccontiamo un po' cosa abbiamo fatto perché appunto essendo arrivati in ritardo abbiamo fatto tutto di corsa. Dritti al punto in centro siamo andati a cena perché avevamo prenotato da Caro Cubere, un ristorante famosissimo qua, molto storico, è del 1879 sì. Tipo. Penso sia il ristorante più storico di tutta Bucarest, ragazzi, bellissimo, l'atmosfera, l'arredo. E poi siamo arrivati giusto in tempo perché alle 9 c'è uno spettacolo con questi ballerini bravissimi, sì, sì. Se volevate potevate anche andare a ballare. Noi non l'abbiamo fatto perché stavamo aspettando il nostro cibo. Questo è l'antipasto preferito da Stefano, ovvero affettati vari. Esatto, rumeni. Sì. Sono curioso di assaggiare formaggio. Io e la cultura dei formaggi rumeni, poca roba. Particolare. Davvero? Però buono. Assaggiare? E ora assaggio. Sa di affumicato. Sa di scamorza. Ha una consistenza strana. È ottima, buona davvero. Mary ha preso anche le sarmale, ora mia mamma sarà gelosa perché se ne adora, ha mangiato solo le sue. Sono belle saporite, un po' acide, un po' più acide di quanto me ne aspettassi. E Mary si dovrà mangiare il peperoncino. No, grazie. A sentire. Arriva dopo, fidati. Non ricca. Non sa solo di verde. Assaggia? No, è vero, non ricca per nulla. Comunque è molto buono. Che poi questo ristorante ti serve i piatti proprio come nella tradizione. Sarmale con panna acida, polenta, il peperoncino e di solito si mette un pezzo di pancetta affumicata a cuocere con appunto le sarmale per dare più sapore. Sono questi involtini di berza riempiti di riso e carne o di maiale o di manzo o a volte tutte e due e ragazzi sono buonissime, si trovano anche nell'est Europa in generale, però in Romania sono più buone. L'atmosfera è wow davvero, abbiamo mangiato bene e abbiamo speso 60 euro circa, quindi sì, sappiamo che è un posto un po' turistico, però ne vale la pena, mi raccomando prenotate perché è sempre strapieno. Noi abbiamo scelto la balconata, potete scegliere diversi punti come la sala principale, le due balconate, ma se volete essere sicuri di avere insomma un posto da dove poter vedere i ballerini, le balconate sono perfette. Esatto, e poi siamo andati a bere un cocktail in posto fighissimo. Cos'è? Ragazzi. Una specie di cassaforte, come si è chiama? È un cavò, è esatto. Un vecchio cavò di una banca trasformato in speakeasy. Infatti c'è proprio la, come si chiama, la porta? La porta blindata. Originale credo, entri sì. Dentro e l'atmosfera è bellissima. E poi ci sono anche le cassette che puoi aprire con la chiave e tutto, solo che erano vuote. I cocktail buonissimi. E abbiamo concluso così la nostra prima serata a Bucarest. Questa mattina invece dobbiamo andare a fare colazione in un posto altrettanto particolare. Andiamo. Dovete capire che in Romania non esiste una colazione dolce, per forza la colazione salata, e di solito si mangiano salsicce, peperoni, cioè capite, non è leggerissimo, ve lo dico da rumeno. Quindi abbiamo deciso di fare questa colazione un po' europea, americana esatto. Americana. Abbiamo mangiato dei pancake, io ho mangiato una torta di mele. La torta di mele la fanno buona anche in Romania, però non la mangiano appunto per colazione, ma tipo dopo pasto. Come avete visto, i miei erano della frutta con un pochino di pancake, però meglio così. Era veramente ottima, i pancake erano un pochino duri, però secondo me nel complesso ci stava molto meglio di quelli di Budapest, sì, se esatto. Avete visto il video. E comunque raga, tutto molto buono e il locale è spettacolare. Bello. Davvero. Cioè ragazzi, certo. I quadri wow. Sono delle repliche, nel senso che sono dipinti, io pensavo che ci saremmo trovati davanti a delle stampe. Esatto, invece no. Sono delle repliche, sono cioè, proprio fighissimo. Dei veri quadri. Fighissimo. Bello. Poi da grandi amanti di Van Gogh, no? Sì. Ci è piaciuta molto questa bellissima. Colazione in mezzo all'arte. E poi abbiamo speso 31 euro. Ok, i prezzi sono più alti per essere in Romania, però siamo comunque nella capitale in un posto wow. Vedrete comunque. Che domani la colazione costerà tipo un quarto. Ecco come si chiamano i gatti in Romania.
vale la pena venire qua anche solo per ammirare l'architettura di questa libreria, perché è veramente molto bella. Cioè, io questo lo voglio. Questo è un gioco molto giocato qui in Romania, e se ci seguite da parecchio l'avrete notato anche in Taiwan. Sì. Ero rimasto sorpreso come il Taiwan, che sta dall'altra parte del mondo, abbia una cosa in comune con la Romania. Sì. Anche perché il rummy, cioè, voi l'avete mai sentito? Mary farà delle compere a quanto pare. Sì. E sopra c'è anche un caffè dove potete rilassarvi. Lo stile di questa chiesa si chiama Brâncoveanu ed è molto comune in Romania, e in particolare questo monastero è del 1724 e si trova proprio al centro della capitale, quindi è una perla in mezzo a questi palazzi, è queste bellissimo. Strutture. Bello forte, sì. Questa qua è una banca, raga. È bellissima, peccato che non è visitabile dentro. Spettacolare. Ovviamente sembra Opera Garnier di Parigi, no scherzo, non a quei livelli, ma è bello, bella forte. È tipo la 10ª chiesa che vediamo. Infatti hai saputo che la Romania è molto credente come paese, e nemmeno 200 metri abbiamo fatto, siamo arrivati già davanti ad altre chiese. Ora vi portiamo però in un posto davvero figo, ragazzi, perché questo è il primo hotel in Romania, cioè sì, era il primo hotel ad esistere in Romania. L'hanno trasformato, adibito anche a ristorante, quindi andremo a pranzare proprio lì. L'edificio comunque è molto molto bello. La prima capitale al mondo ad essere stata illuminata con il petrolio, cioè le lampade a gas, in poche parole. Praticamente il menù l'ha deciso tutto Stefano, perché effettivamente è di casa, e abbiamo preso, cos'è, tipo uova di pesce, dicevi? Uova di carpa. Ah, di sì, carpa. Esatto, emulsionate e fatte a crema. Molto molto buono da spalmare sul pane. Poi sempre cibo leggero, questo si chiama jumer, che è, o jumer, dipende dalla zona della Romania. Comunque è tipo pancetta cotta fino a quando non diventa tipo croccante, dura. Con il grasso poi ci si fa altro. Un po' duro, però c'è un'espressione di sapori. Buono, ma non so se riprenderei, ma io non vado pazza per la carne, quindi... Non è leggerissimo. Mm. E queste qua sono delle salsicce con delle patate. E finiamo in bellezza, finalmente mangiamo i papanasci, tipo da un mese che gli stai dicendo che voglio i papanasci. Ieri sera eravamo troppo pieni, quindi non li abbiamo presi, ma li mangeremo oggi. E li abbiamo presi con l'amarena, praticamente sono delle ciambelle rumene. Amarena e panna. Buone, buone, sono morbidissime, non sono proprio delle ciambelle, è impasto morbido con la panna e la marena, immaginate, buono davvero. È bastato, è... così. Non è proprio panna, è yogurt. È panna acida. Sì, è sì. Molto meglio da panna, perché non è così dolce, dà un tocco di acidolino. Sì. Mm. In effetti ricordano un po' gli struffoli, solo che sopra hanno questa, la marena, tipo quella della Fabri, per farvi capire, e la panna acida, però un po' più acida del normale, sembra tipo yogurt greco. È arrivato un temporale, mi sa. È gigantesco. Abbiamo preso i biglietti 60 lei in due, sono tipo 15 euro. Io direi di fare tutto giro questo così. Giro e poi andare là. Vai. Speriamo che non inizi a piovere.
Praticamente è un museo che rappresenta dei piccoli villaggetti di contadini rumeni ed è veramente fighissimo. Queste case l'hanno tipo portate da varie parti della Romania e così potete vedere un po' come si viveva un tempo nelle piccole, cioè nei piccoli paesini della Romania. Molto particolare. Cioè, in realtà per noi questi paesaggi sono un po' la normalità, perché dove abito io, vicino a Iași, siamo passati parecchie volte con la macchina e abbiamo visto, insomma, case molto simili, quindi... Però per chi viene a visitare solamente Bucarest può essere molto interessante, perché effettivamente queste case le potete vedere solo se girate in macchina. Sta iniziando a piovere. Inizia a piove. Ritorniamo indietro. Sul meteo non c'era scritto. Cosa rappresentano? Sono inquietantissimi. Io ho paura di avvicinarmi. Non so cosa siano. Ragazzi, sono tutte arredate. Peccato, peccato che non si può visitare dentro. C'è secondo me il tempo esatto si poteva. Ora peccato, non sappiamo perché. Oh, finalmente abbiamo trovato una casa aperta, bellissima, guardate come sono dentro le vecchie case rumene. Guardate, cioè è bellissimo, bellissimo. Confermo. E pensare che io quando vivevo ancora in Romania, cioè parliamo del 2005-2006, ancora vedevo in giro tetti così, cioè sembra tipo un'altra epoca, invece no. Qui dovrebbe essere strabello di sera perché c'è tutto un gioco di luci, vediamo se più tardi riusciamo a tornare. È tipo una piscina. Sembra una piscina. Guarda qua. Abbiamo parcheggiato i nostri bolidi proprio davanti al Parlamento. Comunque, raga, non rende, ma è davvero enorme. È enorme, non me l'aspettavo davvero così grande, perché da lontano effettivamente non sembra, ma è enorme. Cioè, piuttosto non in altezza. In larghezza. Ma in larghezza, cioè è larghissimo. Ora ritorniamo indietro. Comunque il lime qua costano, cioè questi scooter, 1 euro 5 minuti, ci sta. Dovete capire che nel resto della Romania è molto comune trovare tipo baracchini che servono di solito sandwich fatti con tipo schnitzel di pollo, pollo impanato, pariser. A Bucarest invece abbiamo notato questa catena Luca che fa tipo piatti tradizionali reinterpretati, cioè solo piatti, guardarli. Piatti sono snack. Esatto. Quindi... E noi non potevamo non provarli. Esatto. Infatti, la Coca-Cola non c'entra nulla. Non so se è tipo impasto di pretzel, non sono sicura perché esatto, non c'è scritto. Esatto, sì, è impasto di pretzel. Uno è formaggio e uno formaggio e carne affumicata. Non so quale dei due. Uno anche il würstel. Mm. È quello col würstel, no, questo è quello che hai scelto tu. Con il formaggio e la carne affumicata. Ragazzi, buonissimo. L'impasto è quello dei pretzel. Anche se non è il posto ideale dove provare cibo rumeno, è una catena comunque. Però è economico, costa 1 euro e 20 centesimi l'uno. E questo è un ottimo snack. Mm. Buono, vero? È buonissimo. E dato che abbiamo fatto uno spuntino abbastanza goloso, non avevamo più fame, quindi per cena abbiamo preso questa specie di pasta sfoglia che loro l'hanno chiamato tipo pateo con... Pateo di solito è patè, quindi sì. Non capisco perché l'abbia chiamato così, però questo è spinaci e formaggio e questo è tipo solo formaggio. Vediamo come sono. È pasta sfoglia con formaggio e spinaci dentro.
è buona. Questa pasticceria comunque aveva tantissimi dolci che sembravano tutti buoni, poi non ci andava il dolcetto, quindi abbiamo deciso di prendere solo questi. Esatto. E terminiamo così la nostra serata perché siamo stanchi morti, siamo tipo cotti dal caldo e poi domani mattina ci dobbiamo svegliare presto, quindi ci vediamo domani. Oggi, ultima mezza giornata qui a Bucarest, non staremo in città, ma andremo alle Terme di Bucarest, una delle terme più grandi di tutta Europa. E non vediamo l'ora. Andiamo. Ci siamo fermati a prendere una colazione veloce da Luca, dato che eravamo di passaggio. Abbiamo preso questa specie di pasta sfoglia, uno con la marene e uno con lo yogurt. Ragazzi, lo yogurt è stra buono e soprattutto sono molto economici. 1,25 euro l'uno. Esatto. Wow ragazzi, è gigantesco, cioè già l'ingresso è grande quanto un centro commerciale. Che spettacolo! Bellissimo! Questo è il paradiso! Bello forte! Dentro le terme ci sono tre ristoranti, uno che fa cucina internazionale, asiatica, italiana, di tutto, uno che fa cucina un po' più sana e l'altro molto più elegante dove puoi accedere solo se hai tipo comprato il, come si chiama, l'accappatoio e soprattutto se hai l'accesso alla spa. Abbiamo scelto quello internazionale, dalle recensioni non prometteva bene, ma effettivamente abbiamo preso thailandese. Raga, è buonissimo, cioè è veramente buono, non me l'aspettavo. Infatti, come ha detto Mary, anche perché all'entrata si possono affittare sia le ciabatte, sia l'accappatoio o anche l'asciugamano, costa sui 5-6 euro. L'asciugamano, se volete qualcosa in più, pagate ovviamente in più. La cosa figa è che vi danno questo orologio tipo resistente all'acqua, dove tu in pratica fai tutto. Anche per pranzare passi questo. Quando esci vai a vedere quanto hai speso e paghi la differenza, insomma. Raga, uno spettacolo assurdo, peccato che non siamo rimasti fino a tarda notte perché poi si illumina con LED ed è ancora più spettacolare. Se mai dovessimo ritornare sicuramente faremo dalla mattina fino alla sera perché ci sono tantissime attività da fare. Poi c'è anche il pezzo forte, il pezzo bar dove puoi bere qualcosa, a bordo piscina, i scivoli che abbiamo fatto all'inizio, super divertenti. E poi l'acqua termale, cioè abbiamo una sensazione ora sulla pelle bellissima e siamo molto più leggeri. Ora dobbiamo affrontarci altre 7 ore di viaggio, quindi ci serve un energizzante. E se non avete visto il video di Budapest o road trip, andatele a vedere, andatele a recuperare. E ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao, un saluto da Bucarest. Inquietante è giusto, eh? Sì.